Come abbiamo visto, uno dei risultati di Serie A, attesi oggi è quello dell'Inter. I nerazzurri ospitano il Genoa nell'anticipo dell'undicesima giornata, e vanno a caccia di quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva. Una striscia pazzesca per l'Inter, iniziata con un successo all'ultimo secondo sul campo della Sampdoria. Il gol firmato da Marcelo Brozovic in realtà aveva fatto seguito alla rimonta di Champions League contro il Tottenham, che ha sbloccato la situazione. In Serie A, la squadra di Luciano Spalletti aveva ottenuto 4 punti nelle prime 4 giornate, e arrivava dalla sconfitta interna contro il Parma. Da allora l'Inter ha messo in fila Sampdoria, Fiorentina, Cagliari, Spal, Milan e Lazio, porta in battuta nelle ultime 2 giornate. 11 gol realizzati, fronte di 2 soli incassati. Questa squadra nerazzurra ha decisamente spiccato il volo. Eppure, rispetto all'anno scorso ha un punto in meno. Dopo 10 giornate nel 2017 l'Inter aveva collezionato 23 punti, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi, contro Bologna e Napoli, e non aveva perso fino a metà dicembre, in casa contro l'Udinese. Aggettivo di Claudio Franceschini. Risultati Serie A. L'undicesima giornata del campionato di Serie A, dal 2018 al 2019 è stata inaugurata da Napoli Empoli, e torna a presentarci le sue partite sabato 3 novembre. Infatti, l'anticipo del venerdì prende il posto del Monday Night nel calendario del torneo, e di conseguenza oggi saranno sempre 3 le partite cui assisteremo, con le solite fasce orarie. Attenzione a quello che potrebbe succedere in campo. Si parte infatti alle ore 15 con Inter Genoa, si prosegue alle ore 18 con Fiorentina-Roma e si conclude alle ore 20:30 con Juventus-Cagliari. I risultati di Serie A attendono dunque queste 3 sfide, per valutare in che modo cambierà la classifica. Il campionato si sta facendo sempre più entusiasmante e certe situazioni iniziano a delinearsi meglio rispetto all'inizio della stagione. Le big in campo. La Juventus si è ripresa nella scorsa giornata il margine di 6 punti sulle inseguitrici, ma i risultati di Serie A ci hanno consegnato un Inter capace di andare ad agganciare il Napoli. Non c'è dubbio alcuno che in questo momento i nerazzurri siano la squadra più in forma del momento, con 6 vittorie consecutive e una partita, quella contro la Lazio, letteralmente dominata su un campo difficile. Affrontare l'Inter in questi giorni significa andare incontro con tutta probabilità a risultati negativi. Ci proverà il Genoa, che per la seconda volta in 4 giorni è impegnata a San Siro. La Juventus, dal canto suo, ha sofferto molto a Empoli ma è riuscita comunque a portare a casa la vittoria. I risultati dei bianconeri in questa Serie A rimangono splendidi ma, come era già accaduto nella scorsa stagione, spesso non sono accompagnati da prestazioni troppo brillanti. La partita casalinga contro il Cagliari dà la possibilità a Massimiliano Allegri di confermarsi, aspettando la Champions League, occhio anche alla Roma, che magari avrà giocato una sfida difensiva al San Paolo ma se non altro ne è uscita con un punto, un risultato che non troppe squadre potranno dire di aver archiviato al termine della stagione. I giallorossi sono a Firenze, la Fiorentina non ha mai perso in casa, ma per contro sta faticando tantissimo in trasferta e per questo motivo non è ancora del tutto decollata. Dunque, siamo pronti a vedere quali saranno i risultati di Serie A, per questi anticipi dell'undicesima giornata.